A volte mi chiedo, ma chi me lo fa fare? Perché non seguo il consiglio dei miei figli? Ma fatti il vaccino e smettila di rompere le scatole. Perché vai a cercarti questi guai? Rischiare di essere sospeso, mettere la tua faccia. La questione è l'equilibrio. Equilibrio. Si è rotto un equilibrio e questo è sì un'evidenza scientifica. E quando parlo di equilibrio non dico solo l'equilibrio evidente del nostro ecosistema. Si è rotto l'equilibrio tra interno ed esterno, tra dentro e fuori, tra profondità e superficie, tra materia e coscienza. Si è rotto l'equilibrio fino a che la medicina sarà solo l'intervento di un farmaco esterno per fare scomparire la malattia o il dolore, fino a che non si riconosce che il dolore, la malattia, sono degli alleati e bisogna anche, non solo combatterli, anche ascoltarli. Fino a quando la strada che sta prendendo la medicina continuerà ad ignorare la forza spirituale, la forza interiore, che la guarigione viene da dentro, fino a quando faremo scomparire le malattie combattendole. Non arriveremo all'equilibrio, anzi l'equilibrio continuerà ad essere ancora di più sbilanciato. L'equilibrio. Probabilmente, anzi di sicuro, sconfiggeremo questa pandemia. Di sicuro. Il vaccino contribuisce e contribuirà, certo. Nessuno ha mai detto di no. Questa fasulla contrapposizione tra vax e novax è un obbrobrio, è un misfatto. Questa contrapposizione tra chi vuole la libertà combattendo contro la dittatura sanitaria e chi invece crede nella scienza è fasulla. È un altro segno della rottura dell'equilibrio. È un altro modo per non vedere l'equilibrio che si è rotto. Le medicine antiche hanno sempre avuto a cuore l'equilibrio. La medicina cinese tradizionale, come primo presidio a seguire il Tao, cioè la legge dell'armonia e dell'equilibrio. Poi all'alimentazione, poi alle pratiche energetiche e solo in quarta istanza la farmacologia. Quindi nulla contro la farmacologia, che anzi adesso diventerà farmacogenetica. Non solo, adesso attraverso le brain imaging, attraverso il dialogo tra il cervello e il computer, si stanno creando non solo farmaci, nanotecnologie, nanomolecole che entreranno, individueranno le prime cellule tumorali, individueranno la malattia e la faranno scomparire prima ancora che si presenti. Ma anche sarà possibile entrare in interazione con i neuroni e attivare a scelta i neuroni del piacere e del dolore piuttosto che creare un mondo immaginario
in base a dove interviene, a quali neuroni e stimoli. Immaginiamoci questo mondo nel quale il dolore è scomparso e la malattia un antico ricordo. E voi pensate che questo sia un mondo sano? Senza equilibrio non c'è salute. Senza equilibrio tra materia e spirito. Senza equilibrio tra interiorità e esteriorità. Fino a che non vedremo le stesse file che ci sono nei centri vaccinali, nei centri di meditazione, piuttosto che nei corsi di padronanza dell'esperienza interiore, padronanza emotiva, di salute e igiene naturale, alimentazione, se non affianchiamo la capacità di padroneggiare le emozioni, questa pandemia emotiva che è sotto gli occhi di tutti. Contribuiremo ad aumentare lo squilibrio, semplicemente. Stiamo ignorando quello che è alla base. Proviamo a fare una riflessione. Guardiamoci intorno e lasciamo che l'equilibrio ci guidi.